rischi in caso di bombardamento? Quando mi fanno questa domanda io rispondo: nessuno sarà così pazzo da bombardare una centrale nucleare. Francesco mi dice che in guerra il parametro della pazzia non vale, e quindi dobbiamo comunque fare i conti con questa situazione. Allora, secondo me dobbiamo tener conto di tre possibili scenari. Diciamo due più realistici, uno che onestamente considero veramente assurdo. Il primo scenario è un bombardamento convenzionale su un impianto nucleare. Dipende da che tipo di impianto nucleare, perché settimana scorsa si era diffuso dopo il bombardamento in una delle palazzine accessorie della centrale di Zaporizhia, si era diffuso un altro allarme che è uscito poco sulla stampa, che poteva essere stato bombardato con un reattore di ricerca. Ora, la valutazione dell'IAEA in quel caso diceva che anche se bombardassero quel reattore c'è talmente poco materiale che il danno radiologico sarebbe relativamente contenuto. Situazione diversa nel caso in cui si bombardino dei reattori sia operativi sia in uno stato di spegnimento, ma con materiale presente come può essere quello di Chernobyl. Ovviamente in questo caso il danno sarebbe di contaminazione in scala più o meno ampia, relativa a quanto intensa è l'esplosione. Non credo che si possa arrivare a una situazione come Chernobyl, perché Chernobyl era proprio scoppiato un reattore, che è una cosa un po' diversa, cioè aveva preso fuoco la grafite, che è uno dei materiali di cui quel tipo di reattore è fatto, e quindi si era generato un incendio il cui fumo si è sparso a livello per migliaia di chilometri. Probabilmente non sarebbe altrettanto grave, ma causerebbe comunque una contaminazione a livello regionale. Io continuo a pensare che questa sia un'ipotesi assurda, o che sia una pazzia, diciamo, perché prima di tutto il vento tira dove tira, non va solo dove vuoi tu. Quindi se io bombardo un reattore e confino con la Bielorussia, non posso escludere che il vento tiri dalla mia parte. La seconda cosa è: se voglio conquistare una terra, non la contamino prima di conquistarla. E inoltre, nel caso di centrali operative come quella di Zaporizhia, un conquistatore ha interesse a difendere le infrastrutture piuttosto, come hanno fatto i russi, prenderne possesso e utilizzarle come strumento ricattatorio. La seconda ipotesi, che purtroppo, lo diceva anche Francesco, secondo me è più realistica, per quanto ci auguriamo che non succeda, è l'utilizzo di armi nucleari indipendentemente dalle centrali, perché a quel punto butti una bomba atomica. E abbiamo visto tutti le foto, le immagini di quello che era stato Hiroshima. Ecco, Hiroshima era una bombetta, scusate l'eufemismo, ma in confronto a quelle che ci sono adesso, era una bomba di 20, equivalente a 20.000 tonnellate di tritolo,
Adesso parliamo di milioni di tonnellate di tritolo nel caso di bombe termonucleari o comunque non decine di migliaia, ma centinaia di migliaia di tonnellate di tritolo nel caso di bombe tattiche. Però su queste cose lui ne sa più di me, io mi occupo di impianti civili fortunatamente. In questo caso probabilmente la distruzione sarebbe, diciamo, più intensa ma più localizzata, ma più intensa vorrebbe dire la distruzione della terra rasa al suolo con tutto quello che contiene, incluse le persone, persone che verrebbero, evaporerebbero, diciamo. È vero che anche in questo caso, comunque, per i sopravvissuti si prospettano generazioni di danni radiologici. Quindi l'abbiamo visto a Hiroshima, in realtà molto di quello che sappiamo dei danni radiologici su vasta scala alle persone lo sappiamo dai sopravvissuti a Hiroshima e Nagasaki. La terza ipotesi, che però dopo aver visto le prime due considero veramente poco verosimile, è che qualcuno abbia la bella idea di buttare un'arma nucleare sopra una centrale nucleare, però onestamente perché farlo? Cioè, non vedo, se butto l'arma nucleare ormai ho già raggiunto l'ultimo stadio del livello militare che posso raggiungere e, come diceva Francesco poco fa, a quel punto i danni sarebbero probabilmente a livello mondiale, non per la bomba di sé, ma per l'escalation che verrebbe generata e quindi ad un attacco di questo tipo corrisponderebbe un attacco dello stesso tipo da parte delle controparti e purtroppo non si finirebbe molto facilmente se non al prezzo di morte e distruzione a livello globale. In ogni caso, chiuso questo argomento, arrivo alla seconda parte della tua domanda, cioè noi lo sappiamo che cosa serve per mantenere in sicurezza degli impianti nucleari, fortunatamente. Quindi, appena le ostilità in Ucraina si sono palesate, si sono scatenate, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite ha pubblicato un eutalogo, cioè sette regole che devono essere rispettate e me le sono tirate giù stamattina e ve le traduco, quindi scusatemi se ogni tanto mi cespico. Allora, la prima regola è che deve essere garantita l'integrità fisica degli impianti, che siano i reattori, che sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti, ma ancora di più, per me che ci ho lavorato, le piscine dove viene conservato il combustibile dopo che è stato utilizzato, perché contrariamente a quello che si pensa, dal punto di vista strettamente radiologico, il combustibile è molto più radioattivo dopo essere stato utilizzato che prima di essere stato utilizzato. Prima di essere stato utilizzato, io ho provato a stare di fianco una barra a pochi centimetri, e ovviamente ci sono stato per lavoro e quindi ero controllato e tutto quanto. Ma di fianco a una barra dopo che è stata utilizzata non ci puoi stare,
in pochi minuti non ci saresti, soffriresti dei danni radiologici. Quindi appunto deve essere garantita la sicurezza di tutti questi impianti, non solo del reattore in sé. Devono essere garantiti tutti i sistemi di sicurezza di una centrale, cioè non basta evitare di bombardarlo, ma devo fare in modo che se c'è un allarme di qualsiasi tipo, questo allarme sia operativo, non può esserci un incendio senza che nessuno se ne accorga. Il terzo, che diciamo, mi fa particolarmente piacere sottolinearlo in un ambito sindacale, i lavoratori devono essere in grado di svolgere i loro doveri di sicurezza e di sicurezza fisica e di sicurezza sul lavoro, e devono avere la capacità di compiere decisioni senza pressioni che non che indesiderate. Quindi se io sono un lavoratore di una centrale, non posso avere uno con un fucile che mi dice fai questo oppure fai quello, devo avere la possibilità di intervenire in scienza e coscienza, come si dice per i medici. Deve esserci deve essere assicurato la fornitura elettrica alle centrali, perché tutti i dispositivi di sicurezza non funzionano se non c'è la fornitura elettrica. E questo è stato uno dei problemi che non abbiamo sentito, ma che c'è stato settimana scorsa, cioè la centrale sia Chernobyl che Zaporizhzhia erano state isolate dal punto di vista elettrico, sono entrati i generatori diesel che assicurano, diciamo, un gruppo di continuità, però c'era ancora diesel per un giorno quando le hanno riattaccate. Quindi attenzione, non è solo questione di bombardare i reattori, è questione di essere di avere una sicurezza a 360 gradi. Stessa cosa vale per il supporto logistico delle forniture, che consentano di avere tutto quello che serve quando uno deve intervenire. Le ultime due sono: deve esserci sempre funzionante il monitoraggio delle radiazioni, perché non posso permettermi di avere un evento che io non vedo, e deve esserci una affidabile comunicazione con l'autorità nazionale e con la IAEA a Vienna. Anche in questo caso, settimana scorsa a Chernobyl si è interrotto la trasmissione diretta dei dati che assicurano non tanto le questioni di sicurezza quanto le questioni di salvaguardia, quindi le cose su cui io ho lavorato più che la sicurezza. Cioè Vienna sa in ogni momento il materiale che viene utilizzato a Chernobyl, in questo caso viene immagazzinato a Chernobyl, deve sapere dov'è in qualsiasi momento e se qualcuno gli mette le mani sopra, insomma. In questo caso la comunicazione diretta si era interrotta, ma fortunatamente riuscivano ad avere le stesse informazioni dagli altri impianti, quindi diciamo non c'è stato rischio immediato, però hanno dovuto comunque ripristinare questa cosa. Se posso fare una digressione politica rispetto a quella strettamente tecnica, io credo che su questa questione degli impianti nucleari ci sia anche tanta politica e tanta propaganda, cioè da entrambi, come diceva Francesco, non esiste qualcuno che dice la verità, qualcuno che mente, probabilmente tutti dicono delle mezze bugie e delle mezze verità. In questo caso io credo che questa guerra sia forse la prima guerra che avviene
nel contesto dei cambiamenti climatici. E voi vi chiederete, ma cosa c'entrano? C'entrano perché la transizione energetica europea in parte sta contando sul gas russo, e quasi tutto il 40% del gas russo passa per l'Ucraina. E io credo che, per quanto si possa essere contrari o favorevoli rispetto al nucleare, in molti casi l'alternativa nucleare è il gas. Quello che è successo in Germania: in Germania hanno spento le centrali, hanno fatto tanto a rinnovabile, ma hanno aperto i gasdotti rispetto alla Russia. E quindi diciamo che evidenziare che in una situazione di instabilità bellica avere delle centrali nucleari può causare rischi, in un certo senso fa l'interesse di chi vuol vendere gas. Ecco, a me questa non è una cosa su cui ho dei dati concreti, è una sensazione che a me ogni tanto viene. Spero di aver chiarito qualcosa e a dopo.